Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Allora, molto probabilmente questo video durerà tutta la settimana, perché oggi, che è lunedì, è uscito il video, il vlog di venerdì e sabato, e mercoledì uscirà il vlog della cresima di Manuel e Giorgia. Quindi questo vlog qui lo vedrete venerdì. Allora, sono in macchina perché sto andando ad Acqui a fare la visita appunto dal chirurgo, e così vediamo un attimino che cosa dice. Mi sono portata dietro tutti gli esami, le cose che ho fatto finora, ma poi in realtà non è che ho fatto chissà che cosa. E perché ho fatto l'ecografia, la visita dall'oncologo e gli esami del sangue, quindi non è che questa pallina che avevo qua dietro si sta rimpicciolendo da sola. Io non, probabilmente era, non so, non ho idea di che cosa potesse essere, visto che si sta rimpicciolendo da sola. E anche questa pallina che a loro preoccupa mi si sta rimpicciolendo, mi si è rimpicciolita da quando mi ha visitato, anche solo per dire l'oncologo, che non è che mi ha visitato 20 anni fa, mi ha visitato giovedì. Vediamo cosa dice il chirurgo e cosa dirà poi l'TAC, poi vediamo un attimino il da farsi. E niente, i bambini sono a casa con il mio vicino Sergio, e Giorgia è a scuola e poi si ferma da Nicole per tutta la settimana. E niente, e adesso devo parlare poi con la mamma di Nicole, perché in pratica, in gestione insieme ad altre persone, un circolo, e quindi volevo sentire quanto voleva e cosa mi proponeva per la festa poi per il 26 di settembre, perché se riesco a trovare con un budget non esageratamente alto un posto dove farlo, in modo che io, diciamo, tra virgolette, mi devo sbattere, ma non troppo, non è che mi dispiace per così tanto, nel senso che dovendo anche fare i lavori in casa, dovendo di fare noi, ecco, se mi devo occupare anche di quello diventa un po' più complicato. Invece se riesco a risolvere così con poco, preferisco. E adesso infatti devo cercare i biglietti di invito, per se li trovo, per le cresime, se no dobbiamo farli noi, e per il battesimo per Pia, in modo che poi, quando pensavo di spedirli in realtà perché a consegnarli a mano diventa purtroppo un lavoraccio, avendo anche da fare i lavori in casa. Quindi pensavo di cercare le persone che invito. Adesso dobbiamo fare una lista degli invitati e quindi poi farmi dare gli indirizzi, così almeno gli mando i 3 inviti, perché la festa appunto sarà per tutti quanti, quindi per Manuel e Giorgia per la cresima, per Gabriele e Sabrina per la comunione, anche se Gabriele l'ha fatta ormai 2 anni fa, poverino, però la festa proprio con la torta non l'ha avuta, quindi la includiamo in questa, in questo, e il battesimo di Pia, che invece vediamo se riusciamo appunto a farlo ad agosto o al massimo inizio settembre, tanto va bene uguale, nel senso che cioè non è che ci cambia molto. E così poi possiamo iniziare a cercare i panini. Allora, dipende lei come si organizza, perché appunto se prepara tutto lei, io non vado a cercare nessun panificio, niente, devo solamente occuparmi delle torte. Mentre invece se lei non si occupa del mangiare, devo occuparmene io. Da bere penso che è un circolo, ma io penso che si occuperà di tutto lei, io dovrò preoccuparmi solo delle torte.
E anche lì ho già in mente un sacco di idee, perché avendo ognuno la sua torta ed essendo in cinque ci sarà molta scelta e so già più o meno dove andarmela a fare, perché mi sono informata, ho trovato una gelateria che è associata con un panificio, che però ha un laboratorio a parte dove fa torte senza glutine e me le può fare ad acqui e me le può fare sia gelato che normali col pan di Spagna. E quindi adesso vediamo un attimino come farla fare, perché gelato sarebbe carina per cambiare un po', solamente che poi ho paura che appunto se c'è quella gelato magari si tuffano tutti su quella. Invece se sono tutte sostanzialmente uguali, chiederò di farle tutte quante senza lattosio, così sia mia sorella che mia cugina potranno mangiarle tutte quante e le faremo comunque semplici, o al cioccolato, o comunque con la crema. Adesso pensavo magari di fargli fare anche una crostata alla frutta, giusto proprio per cambiare, per avere torte diverse, per non averle tutte quante uguali, che se sono tutte quante comunque con la panna sopra, con la crema dentro, cioè che stress. Il fatto di avere 5 torte ci dà la possibilità di avere molta più varietà però ovviamente facendo delle tortine un pochettino più piccole. Poi ci sono da prendere, vabbè, le bomboniere per ognuno. E qualcuno l'ha già, allora, quelle per Gabriele le abbiamo già. E ci mancano appunto quelle per gli altri, che Giorgia le aveva già scelte, devo guardare di ordinarle perché sennò non arrivano in tempo. Manuel anche aveva scelto qualcosa, ma non sono sicura che. Poi devo far scegliere quelle della comunione a Sabrina e poi vabbè, quelle di Pia per il battesimo ovviamente le scegliamo noi, comunque mi farò dare una mano dai bambini. E c'è un po' di cose da fare, insomma. I vestiti, come vestiti, sono tutti a posto. Devo solamente farmi aiutare dalla mamma per ritoccare in un punto quello di Pia, perché si sta staccando un diamantino finto che c'è sopra. Allora devo farmi dare una mano per riuscire a riagganciarlo bene. Però il vestito di Sabrina, mancano solo le scarpe e basta. I capelli non ha ancora deciso in realtà bene come li vuole. Non vedo l'ora di vedere le fotografie che ha fatto il fotografo a Manuele e Giorgia in chiesa, così almeno poi appendiamo anche quelle. Poi alla fine, come vedete, le uniche foto che ci sono, c'è cioè quella mia di Maurizio e ci sono le foto dei bambini, perché boh, a me in realtà le foto non è che piacciono tanto, cioè mi piacciono ma non appesi. Perché poi qua ti prendono polvere e poi bisogna pulire. Ecco, diciamo che con la fretta sempre di fare le cose, poi quelle lì non le faccio più. Dobbiamo anche pensare al regalo. Vabbè, Gabriele, il regalo per la comunione da noi l'ha ricevuto, quindi gli faremo solamente, penso, un pensierino e basta, giusto perché mi dispiace. Però dobbiamo pensare al regalo per Manuel e Giorgia, il regalo per Pia per il battesimo e il regalo per Sabrina per la comunione, che anche lì è un delirio perché non ne ho assolutamente idea. Dobbiamo consultarci con Maurizio, cercare di capire cosa regalargli. Anche una cosa piccola come può essere magari, perché il cellulare, per esempio, Sabrina ne ha uno di seconda mano che era di Manuele e Giorgia, però non è molto da cellulare, lei l'ha tenuto per mesi spento,
d'una parte che paghi la promozione e lei poi non lo usa, però non è tanto da cellulare Sabrina. Non sarà perché per il momento è ancora piccola, non ha tante amiche magari con cui scambiarsi il numero, perché anche loro a loro volta non hanno ancora il cellulare, però anche se la mente sopra qualche giochino non lo caga quasi, quindi devo cercare di capire, quindi non so se far aggiustare il mio così poi le do quello vecchio, il cellulare se ne vuole uno un po' più carino, le do quello e vedere cosa regalarle appunto per la comunione, perché è un casino. Sto parlando da 10 minuti e mi dispiace un sacco, ma volevo raccontarvi queste cose finché non sono in casa, perché poi quando sono in casa con loro diventa complicato parlare di questo. E perciò per quanto riguarda questa parte qui è questo. Oh mio Dio, qui dove sto passando in questa via c'è il forno crematorio per gli animali e c'era un signore che stava tirando fuori dalla macchina un cagnolino e quindi mi dispiace un sacco, poverino. Anche perché quando penso a queste cose penso subito a Oggy e Olivia che ho adesso, ma anche a Ifrit che è stato il nostro cagnolone, e a Terry. Terry è stato bruttissimo perché abbiamo dovuto portarla in clinica e poi abbiamo dovuto sopprimerla, e era il cane di Maurizio e l'aveva presa pochi giorni prima di partire per militare, quindi ci era molto affezionato e è stata dura e quindi mi lascia un po' così, mi si è stretto un po' il cuore, ecco. E comunque ci sono tantissime cose da fare in questi mesi, tra organizzare, scrivere i biglietti, mandare gli inviti, fare i lavori in casa. Adesso dobbiamo sentire di nuovo l'elettricista per vedere se può venire, ci sono due lavoretti ma minuscoli da fare che comunque vi farò vedere, e poi l'idraulico, devo chiamarlo oggi per vedere se quando può venire, e quindi queste cose qui sono le cose che si possono fare diciamo più velocemente. E poi invece dobbiamo andare anche a cercare il bianco per comprarlo, ma prima voglio passare la candeggina e aspettare una settimana prima di dare il bianco, perché non vorrei che l'errore fatto anche precedentemente era dare la candeggina oggi e il bianco domani. Preferisco far passare un po' di tempo in modo che una volta che poi andiamo a dare il bianco sia bello asciutto il muro. E poi dobbiamo prendere le misure del pannello e scegliere ancora il colore da fare di sto pannello e vedere come smontare e riattaccare sul pannello la scala, perché quella lì ha detto non conviene cambiare tutta la scala se funziona ancora per solamente per il pannello, però visto che la chiusura è arrugginita, quindi adesso parlerò un attimino con Maurizio e poi vediamo se cambiare tutta la scala, perché la chiusura tanto sarebbe da cambiare eccetera eccetera, è comunque anche una scala che ha 20 anni, e quindi adesso vediamo un attimo, vi terrò informati, vi farò sapere. Adesso sono quasi arrivata in ospedale, perciò vi saluto e ci aggiorniamo quando esco, prometto non per 13 minuti, così vi dico che cosa mi ha detto il chirurgo. Ciao. Ed eccomi qui, come vedete sono già tornata a casa. Stavo mettendo su il pranzo, per quello che siete in questa posizione un po' così. Vado a prendere un attimo le patate e il coltello, così poi vi racconto quello che mi ha detto il chirurgo. Un attimo, arrivo subito. Mi
qua invece, come avete visto, che avevo travasato, c'è una quinta latta di nocciole che ha portato l'ex compagno di mia mamma a mia mamma, perché sa che io ne vado matta. Io vado matta per le nocciole, per la torta di nocciole, e quindi quando può me le porta. Comunque, il chirurgo mi ha visitato e ha detto che mi deve operare. Un attimo che mi chiama e mi risponde. Allora, era il reparto di chirurgia che mi telefonava perché devo fare degli esami appunto preoperatori, perché come vi stavo dicendo mi devono operare, hanno detto la prossima settimana, però ovviamente gli esami vanno fatti prima, e visto che l'8 devo andare per fare l'attacco. Devo essere là alle 9, mi hanno detto: guardi, venga qua per le 8, così le facciamo fare gli esami del sangue e poi le facciamo anche l'elettrocardiogramma, va a fare la TAC, e poi all'una, se riusciamo, le facciamo fare anche la visita dall'anestesista. Almeno quel giorno lì faccio tutto e poi non devo prendere altri giorni fino al giorno poi dell'intervento, che comunque mi ha detto che faranno in anestesia locale, che mi daranno qualcosa per rimbambirmi un po', e che poi mi farà solamente l'anestesia, vabbè, locale, solamente qui dove devono andare a levare il linfonodo per fare poi la biopsia, e basta. E quindi niente, quindi ci andava anche questa qua, va bene. Infatti adesso poi cercherò qualcheduno che per venire a dare il bianco, perché Maurizio lavora tutta la settimana, non riesce. E io, se comunque devo essere operata, non ce la faccio poi comunque con i punti qua a dare il bianco. Perciò dobbiamo trovare qualcun altro e vediamo se riusciamo a fare questi lavori. Giusto perché abbiamo i soldi per fare i lavori, dovrà succedere qualche cos'altro, ovviamente. Vabbè, adesso vado appunto a sbucciare le patate, così poi le faccio cuocere. E quindi oggi a pranzo mangiamo patate bollite con uova sode, poi c'è ancora una busta di spinaci, la faccio andare un po', quindi farò le patate col prezzemolo e gli spinaci li faccio andare un po' con l'acciuga, e boh, così almeno siamo, questo qui sarà il nostro pranzo. Poi ci sarebbe anche da andare a fare la spesa, ma sul pensiero di uscire di casa mi viene male, perché comunque fa caldo. E quindi adesso vediamo un attimo, magari quando stasera Maurizio arriva, se non è troppo tardi, vado ad acquistare qualche cosina. Comunque ci aggiorniamo, poi più tardi vi faccio sapere, magari se faccio qualche lavoro, comunque tanto ci sta sempre da fare un sacco di lavori, vi faccio poi vedere quello che faccio in questa giornata. Ciao. E ovviamente un pochettino la preoccupazione, la tensione salgono, ma sto cercando di stare tranquilla, di stare calma, perché se mi faccio prendere poi è un casino. Ecco. Ciao. Allora, scusate, sotto carica il telefono. Ho finito di pelare le patate, adesso le metto cuocere a vapore. Prima le sciacquo, poi le metto cuocere a vapore. E niente, poi vado a tritare nel tritatutto lì il prezzemolo, così poi ce lo andiamo, e un po' d'aglio, così poi lo andiamo a mettere per condire poi le patate dopo. E intanto sto guardando l'ultimo video che è uscito di Robertina, che non so se l'avete più, se la seguite, avrete sentito che hanno comprato casa, che cambiano casa. Sono molto contenta per loro, perché avere un pezzo di giardino, comunque un pezzo di cortile, un posto fuori per i bambini, comunque è importante. Certo, si spostano un po' da dove stanno adesso, però l'importante è comunque essere sereni e riuscire a dare il meglio ai propri figli, ecco. Comunque adesso, scusatemi, io vado a tritare appunto il prezzemolo, metto le patate a cuocere, e
E niente, boh. Ciao. Per Pia, vieni che andiamo a mettere la merendina di là. Oggi come merenda Pia vuole mangiare perché ha visto Giada. Dopo che si è mangiata uno yogurt, di cui qui potete vedere ancora la cartina, adesso si vuole mangiare due prugne, gliele ho tagliate a pezzettini. E meglio questo sicuramente che pasticci. Eccomi, allora. Ci ribecchiamo di nuovo in macchina perché sono dovuta andare fino da Giorgia. Ho aspettato che arrivasse Maurizio, sono andata fino da Giorgia, che a scuola le hanno dato un foglio da compilare e quindi devo andarlo a compilare io. E così domani lo porto a scuola. Oggi pomeriggio mi sono appisolata. Mi sono messa giù per far addormentare Pia, poi mi sono appisolata io. E poi adesso stavo guardando il video di Deborah prima di uscire di casa. E poi vabbè, a parte la lavastoviglie, come avete visto, una lavatrice, poi ho steso, non me l'ho fatto vedere, ma ho steso. E non è che ho fatto tanto perché appunto mi sono appisolata e i bambini erano tutti lì in sala, che giocavano con vari giochi e tutto, quindi ce l'avevo sotto, cioè proprio appisolata, ma vabbè, avevo sempre l'orecchio, ma poi 10 minuti mica, mi viene la biocca a metà pomeriggio, io non so, mi sento sempre stanca, vabbè, mi fa leggermente male perché mi ha toccato oggi e poi praticamente sento un po' la mano, non so come spiegarvi, l'ho detto prima alla mamma, non mi viene in mente più, un po', vabbè, come se fosse un po' molle, no? Che non riesco a, come se fosse un po' addormentata. E poi stanotte che mi sono dimenticata di dirlo al dottore, ma tanto devo rivederli, glielo dico poi se praticamente mi sono sentita come una scossa nel braccio e poi mi sono tipo come crampi, mi è venuto male a tutti i nervi della mano di tutte le dita. Quindi glielo devo dire che magari non sia una cosa collegata a questo. E boh. Adesso sono passata al Carrefour, lì che c'è a Rivalta. E quando adesso che arriviamo a casa vi faccio vedere quello che ho preso e di
non è proprio il supermercato più alla mano, diciamo, più alla portata di tutti, però in confronto al negozietto sicuramente è meglio, sicuramente. E quindi ho preso qualche cosina per stasera, vabbè, per stasera poco, più che altro per domani a pranzo, perché così almeno abbiamo il pranzo per domani e poi per domani sera vediamo un attimino con Maurizio come comportarci, cosa fare, dovrei anche andare a fare questa spesa che vi dicevo. Con tutti e questo caldo mi viene male a pensare di andare a fare la spesa. Solo che Maurizio lavora e quindi in qualche modo devo andarla però a comprare la roba, se no non mangia. E niente, quindi adesso poi ve lo faccio vedere. E sono arrivata a casa e boh, fa caldo, 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 fa troppo, troppo caldo. Allora, ho preso un gran mix per Maurizio e Gabriele perché è senza glutine. Poi due gran misto marchio Carrefour, due pacchi di mezze penne rigate sempre marchio Carrefour, il tonno al naturale sempre marchio Carrefour. Poi c'era questo, il mio gran ragù con speck, e sono queste qui, allora l'ho preso. Una marmellata alla pera marchio Carrefour che è senza glutine, questo qui mi sembra, sì, è senza glutine. Poi, perché stasera mangiamo la pasta, così se qualcuno non la vuole condita come vuole Maurizio, che se la fa olio, aglio e acciuga, c'è o il tonno o all'olio col formaggio oppure col ragù. Poi qui ci sono, ho speso un sacco, però ci sono tre certose di queste qui da mezzo chilo, se non sbaglio. Sì, ce ne sono tre che mangiamo domani a pranzo. Qua non aprire, non aprire. Qua c'è il prosciutto, ne ho presi 3 etti, 5,25 euro, e qua 2 etti di mortadella. Se riesco domani mattina, volevo, visto che abbiamo certosa e affettato, volevo fare le melanzane impanate e preparare le piadine senza glutine, farle in casa. Perché c'erano quelle col glutine, ma poi per Gabriele non c'erano, allora magari le faccio io per tutti. Adesso vediamo un attimo domani come mi svalvola. Comunque questo è quello che ho preso, adesso mettiamo via, mettiamo sulle pentole e prepariamo la cena. Non ci sta lì, amore, stendilo di qui. Brava! Stiamo facendo pulizia, c'è un super casino. Buongiorno, oggi è martedì. Allora, siamo tornati giù, abbiamo finito di stendere. Adesso devo attaccare una lavastoviglie di ieri, perché ieri sera ero stanca, non l'ho fatta. Ciao Micio. E poi devo preparare, volevo, come vi ho detto ieri, le piadine. Così almeno facciamo certosa, affettato, e devo anche impanare le melanzane. Quindi, e friggere. Quindi, sono indecisa in realtà se qua ce l'hai nell'air fryer oppure no. Perché così mentre quella fa quello lì, io posso fare altro. Invece se io devo, cioè se le fai nell'olio, a parte il fatto che rimangono più pesanti, e poi devo stargli dietro. Adesso vediamo un attimo. Comunque, vi faccio vedere i vari passaggi e niente, quindi adesso mi metto qua e preparo per il pranzo. Devo dirvi che ieri mi è arrivato un messaggio da Libero Chez che oggi era in consegna un mio pacco, ma siccome io non ho ordinato niente siamo tutti un po' perplessi, anche la responsabile di zona, perché non sappiamo che cosa c'è dentro. Come mai mi arriva un pacco visto che
È un po' che non faccio più ordini, che non lavoro più, ecco perché c'è stato poi il lockdown. Perché c'è stato poi il lockdown e quindi ho lasciato perdere. Non è un lavoro che fa per me, ecco, perché comunque non truccandomi, come faccio a consigliare un trucco se io poi non lo uso? Quindi, però volevo, mi è arrivato questo messaggio, quindi lo aspettiamo assieme, vediamo poi, vi farò vedere cosa c'è dentro, che cosa mi è arrivato. Io devo ancora usare tutti i prodotti che ho trovato nel calendario dell'avvento, quindi vi lascio immaginare la quantità di roba che ho ancora. I bambini si stanno trovando molto bene, quindi i bagnoschiumi in effetti sono buonissimi. E quello ai grani di caffè è fantastico. Poi c'è un odore di caffè che anche a me, che non piace il caffè, è buonissimo. Comunque adesso vado, se no mangiamo dopo domani. Ciao. E adesso andiamo a preparare le melanzane impanate. Nel mentre è arrivato il pacco misterioso, quindi mentre io lo apro, la mia assistente Sabrina continuerà ad impanare le melanzane. Adesso guardiamo insieme che cosa è arrivato da Yves Rocher. C'è un sacco di carta, il pacchetto gigante e dentro ci sono poche cose. Comunque, vabbè, le cose che ci sono dentro le vedrete andando avanti. Praticamente è un vecchio regalo adesione che è arrivato adesso, ma va bene. Mi dispiace perché io non è che questa roba, diciamo, la uso, come avete visto, non è che sono sempre lì che mi trucco. E mi trucco, però tipo anche lo smalto rosso è ben difficile che io lo metterò mai. Le spugnette invece per il fondotinta servono sempre. E il blush è carino, ma io non lo uso. La matita per le labbra è molto bella. Questo coso qua non ho capito cos'è. E poi il matitone, ne avevo già preso uno, quindi sono contenta perché mi piacciono. Sono resistenti, facili da mettere. Il colore del rossetto anche devo dire che non mi dispiace e quindi sono comunque tutto sommato contenta di questo pacco misterioso perché nessuno sapeva che cos'era o cosa sarebbe arrivato. Ci sono pronti i frittini, quelli di uovo pangrattato e io e Sabrina abbiamo aggiunto il formaggio. E poi qui ci sono le melanzane, quelle ancora da cuocere, mentre qua ci sono quelle pronte, ovviamente fatte nell'air fryer, vengono diverse, però il gusto è buono da mettere come verdura in mezzo a, cioè nel panino, no? Ecco. E basta, alla fine non ho fatto le piadine, ma abbiamo trovato i panini, quelli hamburger e quindi mangiamo quelli. Gabriele ha il suo pane, perciò siamo a posto. 10, 11, 12, 13. E faccio così tanto. Questo astuccio è un po' rovinato. Lo so, l'ho usato tutto. Cosa gli è capitato? Dato qualche pennarello inizia che vuoi. Quel frutto. No. Pia, cosa fai? Pia? Cosa fai? Non te l'hanno tirato, vieni un po' a tirarglielo, va? Gli viene sempre avanti, poveri. Vieni, appoggiati. Appoggiati. Oh, brava. Forse lì anche glielo devi tirare su. Dove? Lì, vedi, lo spazio per il culettino è poco. Come faccio a tirare? Ah, questo.
Ma probabilmente perché è lei che sta okay. così, vai. Sta seduta. Ehi, Tatti. Ciao. Non lo so, sbatte. Perché con una mano sola è difficile. Fatevi gli affari. Fatevi gli affari vostri, non spiaggiate in casa degli altri. Occhio a Pia. È per Pia la matita. Davvero? Perché dovrà usare sugli alberi? Piano! Se vuoi usare sugli alberi nella vita, ma non si può usare sugli alberi. Buongiorno! Allora, oggi è mercoledì 7. Siamo in macchina, tanto per cambiare, siamo fermi al semaforo perché stiamo andando giù ad Acqui, che Sabrina, aspettate, va, sì, facciamo meglio, che Sabrina domani, non è che domani, oggi, che Sabrina ha la visita dal dermatologo. E niente, quindi... stiamo andando giù per quello e stamattina abbiamo fatto un po' di lavori, abbiamo piegato i panni a bollettino di Pia, pieno di panni da piegare, basta, senza contare tutti quelli che ho da stirare, ma ormai oggi non riesco più perché al ritorno dobbiamo anche fare la spesa e domani perdo tutta la mattinata là, quindi domani pomeriggio poi devo fare, non so se sentite perché devo fare tutti gli altri lavori, quelli che non faccio al mattino, ci dobbiamo svegliare prestissimo alle 6:30 perché, cioè in realtà io mi devo svegliare alle 6 perché alle 7:30 loro devono essere da questo nostro amico che ha questa nostra coppia che erano anche alla cresima, Guido e Vanessa, che ce li tengono e quindi devono svegliarsi purtroppo presto anche loro perché alle 8 devo essere in ospedale per fare appunto gli esami del sangue e quindi era necessario che ci fossero, cioè che è necessario che si svegliano, perciò poi domani pomeriggio dovrò pagare se vai dalla tua parte, grazie, dovrò fare le altre cose. E poi ieri c'è stata la partita Italia-Spagna, noi non l'abbiamo guardata, però ho sentito, poi ho letto stamattina su Facebook che l'Italia ha battuto la Spagna e che quindi in finale. Non seguiamo molto il calcio, però sono molto contenta per tutti i tifosi, sono contenta per l'Italia che arrivi in finale, ma nello stesso tempo qualche giorno fa c'è stata anche una brutta notizia per il mondo dello spettacolo, perché purtroppo è morta Raffaella Carrà, quindi è un peccato, cioè chiunque, quelli della mia generazione e quelli prima l'hanno conosciuta, è stata una grande icona della TV, è stata cioè ha fatto parte di tante cose e quindi cioè vabbè, comunque dispiacere c'è, come c'è stato per Mike Buongiorno, come c'è stato per Sandra e Raimondo Vianello, quindi comunque ovviamente dispiace, però purtroppo è la vita e sappiamo che le cose purtroppo vanno a finire così e quindi niente, vabbè, dopo queste notizie che tanto avrete sicuramente sentito perché era dappertutto, anche su YouTube ne parlavano tutti, che ve l'ho detto io, però era così, tanto per farvi vedere che sono aggiornata anche su queste cose sia belle che brutte. E niente, adesso io vi saluto perché ho il telefono, dove vi vedete messi adesso?
proprio sotto il vetro e ci batte il sole. Se il telefono va in surriscaldamento è un casino. Quindi vi faremo vedere qualche cosina di quello che facciamo. Comunque dobbiamo poi anche andare a fare la spesa e andremo comunque sempre all'Eurospin come al solito, perché poi alla fine mi trovo benissimo lì e quindi preferisco andare lì. Perciò andiamo e ci aggiorniamo più tardi poi. Tira sulla mascherina. No, no, Pia, no. Pia. No, no, no. Ho detto no. Ciao, fatti vedere. Con questo codino. Vado, se no distrugge tutta la sala d'attesa. Pia sta bevendo questa cosa che ha un gusto pessimo. Veramente orripilante. La bibita energetica. Sì, vabbè. L'ha bevuta anche già la Sabrina. Lì invece c'è la spesa che abbiamo fatto, che arrivando a casa vi facciamo vedere. Lì le patatine che si è comprata Giana. Smettila di bere. Basta. Che poi si sta bagnando tutta. Sì, infatti vedo. Qui. Allora, siamo arrivati a casa. Adesso vi facciamo vedere tutto quello che abbiamo acquistato. Questa volta l'Eurospin, come al solito vi lascio lo scontrino in fondo al video e quindi cominciamo. Allora, questi bocconcini in salsa multibox mix, ne ho prese due, così almeno per un po' il micino ce l'ha. Ma di solito mangia due bustine al giorno, quindi con una ci faccio circa appunto 6 giorni. Ho ancora 2 o 3 di quelle che avevo preso precedentemente, perciò 2 box di queste più quelle lì che sono rimaste, un 14 giorni dovrei farlo. Poi durante il giorno invece mangio i croccantini. Poi degli yogurt greci per Maurizio e Gabriele, ho preso fragola, cocco, caffè e poi vaniglia, di nuovo caffè, e quello bianco con il miele. Questi yogurt interi alla fragola con confetti al cioccolato e anche alla banana, ne ho presi 6 e 6. 2 pacchi di uova fresche Scottex, carta igienica che ha cambiato la confezione, adesso c'è questo bellissimo coniglietto. Poi questi snack ripieni con formaggio per il micio, questi qua li ama, li adora, ma anche quegli altri comunque devo dire. Cerotti, perché ce n'è sempre bisogno. Poi abbiamo provato a prendere, tanto per provarlo, questo tè fusion al gusto di pesca e rosa, una confezione di ciliegie da 500 grammi che Gabriele purtroppo non può mangiare perché è allergico, però le ho prese per me, per le bambine, così tanto da mangiare un frutto un po' diverso che non sia sempre i soliti. E poi 12 litri di latte, perché eravamo rimasti completamente senza. Poi una confezione di albicocche, queste merendine che non avevo mai visto, che sono con grissini e formaggio cremoso. Quindi i bambini le proveranno e poi vi farò sapere come sono. Sono anche carine da portare a scuola per cambiare un po', per non portare magari sempre dolce e sempre le stesse cose, è carino comunque. Poi un pacco di tortiglioni, questo qui, grandi da risparmio, da 1,5 kg, un po' di insalata, cuori di iceberg normale e con carote, pan di zucchero, lattughino 2 confezioni,
e valeriana 4, e poi 4 pacchi di mozzarella, questa 4 per 125. Poi 2 pacchi di mezze penne rigate, 3 di hamburger di tacchino con rosmarino, ci si spiaccicano quasi sempre, io non lo so, guardate, su 3 confezioni 2 sono sane, una sembra che ci è passato sopra un dinosauro di nome Pia. Poi delle polpettine, bocconcini di salsiccia di suino senza glutine, del macinato misto perché mi è venuta voglia di lasagne, non sono incinta, mi è venuta voglia di lasagne, assorbenti notte e lungo, cordon bleu, i rasoi, questi qui Bilama, perché servono sempre. Poi ho preso 4 confezioni, scusate, mi stavo grattando un gomito, gli straccetti di soia, io li adoro veramente, sono buonissimi, Sabrina si sta cadendo. 2 pacchi di queste polpettine di carne bovina surgelate, yogurt cremoso, questo qua ha i gusti speciali, nocciola, vaniglia, stracciatella, pistacchio, e poi una confezione di cotolette di pollo con spinaci. Poi 3 di besciamella già pronta, sempre per le lasagne, così almeno risparmio tempo. 2 tartarughine, 6 passate di pomodoro, snack aromatizzati con salmone trote a ringhe per il micino e con pollo, tacchino e fegato. Polpettine di soia per me che sono stupende, anche un po' piccanti. Pomodori, abbiamo preso questo qui in salataro, poi questo qui e poi l'oblungo, le perine, carotine julienne e poi crocchette di pollo e formaggio. Allora, poi ho preso per me 3 mousse alla pesca e maracuja, perché io ho provato anche ad assaggiare le altre, ma questa è l'unica che mi piace. Sarà perché la marmellatina rimane un po' più a sprognola, io non lo so, so solo che l'unica che mi piace, naturalmente è quella che contiene più grassi, ovviamente. Ma vabbè. Poi le ho prese, bambini, questi milk snack con miele, che sono tipo le Kinder fette al latte, così da mangiare, fare una merendina, uno spuntino alternativo per non mangiare sempre le stesse cose. 2 pacchi di sfoglie di lasagne, un paccone di riso lungo per appunto andare magari a fare l'insalata di riso, eccetera eccetera. Poi yogurt semplici, fragola, vaniglia, caffè e banana e basta. Poi ho visto, io non l'avevo mai visto, questo sorbetto fresco al limone pronto da servire, l'ho preso perché è senza glutine, senza coloranti aggiunti e ovviamente analcolico, perché se lo devono bere anche i bambini. Qua c'è la spiegazione su come utilizzarlo, bisogna metterlo in freezer per 30-35 minuti, agitare bene e servire in bicchieri flut. E poi se si vuole si può aggiungere anche dello sciroppo di menta. E poi, sempre che non avevo mai visto, così tanto per provarle, questi arachidi ricoperti gusto bacon e questi qui gusto chili. Fatemi sapere se voi li avete mai presi all'Eurospin e cosa ne pensate. Poi questo pane tipo arabo, Pia si è scatafasciata in terra, 2 pacchi e questo, 3, mi sono diversi invece tutto uguale, un pesto senza glutine, quest'altro sorbetto fresco al caffè, questo qui sempre senza glutine, senza coloranti aggiunti, analcolico, e quindi per questo qua, che anche questo qua l'ho preso, dietro anche qui c'è scritto come farlo, sì, che poi è uguale, quindi li proveremo e poi vi faremo sapere. Poi fatemi sapere se voi questo l'avete già provato, io non li avevo mai visti. Poi abbiamo preso questo tè fusion al gusto di limone lemongrass, pesto normale,
marmellata alla pesca, una confezione di polpa fine, tre confezioni di tonno naturale, questo qui da 3 lattine, marmellata frutti di bosco e fragola e poi un albume d'uovo pastorizzato. 4 confezioni di acqua ginevra e basta. Questo qui è tutto quello che abbiamo comprato. Adesso vi lascio lo scontrino e poi vediamo. A dopo. Fatemi sapere comunque nei commenti se qualcuna delle cose nuove che abbiamo prese l'avete già provate, se vi trovate bene, se vi piacciono, se non vi piacciono, eccetera, eccetera. Ma mi raccomando, scrivetelo nei commenti. Ciao! Allora, scusate se non, cioè vabbè, per voi è un secondo in realtà, è passata tutta la giornata, sono circa le 6 e sono andata a prendere i bambini, stavo guardando che sono sul terrazzo, sono andata a prendere le bambine stamattina e ho fatto tutto, ho fatto gli esami del sangue, mi hanno fatto l'elettrocardiogramma e poi mi hanno detto che non avevano ancora la data dell'intervento perché sia l'oncologo che il chirurgo volevano prima vedere la TAC e quindi dovevano anche vedere quando inserirmi, quindi sono andata poi su, mi hanno mandato a fare la TAC, ho fatto la TAC senza e col contrasto, è stato un po' invece il mio angelo si sta muovendo verso pauroso, non perché fa paura l'attacco in sé, perché anzi è stato abbastanza tranquillo, nel senso che comunque è un cerchio e tu con questo lettino ci passi in mezzo e vieni avanti, vai indietro, così. Quindi comunque è aperto, non è un tubo che ci entri dentro, allora magari ti darebbe un po' di ansia, no? È una cosa così, quindi comunque è una cosa abbastanza tranquilla e tranquilla, ciao Lina. Sono stati molto gentili, mi hanno spiegato tutto quello che sarebbe successo, eccetera, eccetera. Però comunque è stato uno shock perché non l'avevo mai fatta, quindi avevo comunque un po' di paura, anche se in realtà non ce n'è da averne. Però comunque avevo paura. Quando poi me l'ha fatta col contrasto. Potete far meno casino? Quando fai la fatta col contrasto invece, vabbè, mi hanno spiegato quello che sarebbe successo. Pia, non buttare le monetine dappertutto e rimettile a posto. E praticamente nel momento in cui iniettano il contrasto tu ti senti tutta calda, ma bollente, ti senti caldissima, tanto che quando è arrivato all'altezza più o meno
del bacino, mi sembrava di aver fatto la pipì addosso, invece era il caldo di quello. E è stato comunque, infatti ho cercato di stare calma, tranquilla, però è stato, non è stato doloroso, niente, senti solo caldo, 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 però è stato, comunque essendo una cosa nuova, mai fatta, avevo un po' di paura su quello che sarebbe successo. E poi siamo passati a mangiare al McDonald's, perché siamo andati via da casa dei nostri amici che ci hanno tenuto i bambini. Ci siamo fermati ancora a parlare, tardi, e quindi siamo andati a mangiare al McDonald's, intanto con l'Happy Meal in questo periodo fino al primo di agosto, mi sembra, ma non sono sicura, danno con l'Happy Meal, con il contributo di 1,60€, al telomare dei Minions. Carino, ne abbiamo preso. Se le bambine avessero voglia, avete voglia di andarmi a prendere un telomare, così lo facciamo vedere? Molto carini, di vari colori. Qualcuno mi ascolta? Grazie. Molto carini, di vari colori. Porta qui la monetina! Pia! Gabriele ha preso la monetina. Me la dai, Pia? Mamma! Brava! Vieni! Cioè, non ci credo! Dai! Chi l'ha tu da qua? Portala alla mamma! E quindi poi siamo andati appunto lì. Poi siamo passati dai cinesi, che io e Sabrina ci siamo prese dei top. Non ve li ho fatti vedere perché sono proprio solo dei top. Vi faccio vedere questo indossato. Mi piace perché è più accollato di quelli che avevo prima. Dietro è fatto così. E vabbè, qui c'è la ciccia che esce, però è molto... Grazie. Oh no, io ho bisogno di qualcosa che comunque sia accollato. Non è che posso fare i video che mi si vedono tutte le boobs. E, grazie. E quindi, e poi le ho presi anche a Sabrina, perché inizia a crescere il seno e quindi non può più andare in giro senza il top, ecco. E, grazie. E quindi gliel'ho presi anche a lei. Abbiamo preso anche il suo primo reggiseno e basta, abbiamo fatto questo. Poi siamo passati alla prealpina a prendere la spina, la presa, perché dovevo cambiarla in camera dei bambini, perché una era rotta ed era pericolosa. Così siamo passati e l'abbiamo presa. Intanto abbiamo preso un doccino nuovo per la doccia, sapete, quello dove esce l'acqua. Basta, adesso li mettiamo via perché sono super pericolosi per i bambini piccoli come Pia. Dobbiamo entrare. Non facciamo casino, per piacere, non facciamo casino, siamo calmi. Qui la luce sta per andarsene, perché come avete visto dalle immagini precedenti, adesso sta anche piovendo, però ci sono i nuvoloni super neri, sta arrivando il diluvio. E sta piovendo verso di là. E niente, abbiamo fatto uno spostamento che adesso poi vi faccio vedere. Vieni, Pia. Dammela, che la facciamo vedere. Allora, è confezionato così. Scusatemi, potete smetterla di gridare, così non devo gridare io? No, non chiudiamo tutto, cosa stai? C'è l'odore di pietra. Ma non è pietra, è pioggia, lasciamo aperto così entra il fresco. Sì, infatti ne abbiamo chiuso solo uno. Così, adesso ve lo faccio vedere aperto. È una spugna strana in realtà, che è un po' particolare, però comunque è molto bello, neanche tanto piccolo. Ne ho preso le P1000 e gliel'ho preso. Ne abbiamo presi 6, così ce l'ha anche Giorgia. Così c'è, così è, e poi c'è, vabbè, questo è fatto così. L'ho visto anche, ci sono gli occhi del Minion sulla bocca. Posso fare vedere il mio top invece? No, non mi sembra proprio. È molto carino, ci sono diverse fantasie, noi ne abbiamo prese, mi sembra 3.
cioè non è che non le abbiamo prese, ce ne hanno date perché ci mette sempre le mani dentro. Adesso giro la fotocamera così vi faccio vedere lo spostamento che abbiamo fatto, che è piccolino, e poi vi saluto perché questo video è durato un'eternità, però ci tenevo a portarvi con me in questi giorni. E comunque non mi hanno dato, finisco il discorso, aspetta, sta tuonando, finisco un attimino il discorso, poi vi faccio vedere i lavori, vi faccio salutare dalle bambine. Allora, non mi hanno dato niente, non mi hanno detto niente, mi hanno detto che mi chiameranno appena sanno la data dell'intervento, dopo che hanno guardato le immagini dell'attacco. E se magari non ci sarà nessun intervento, chi lo sa, magari dall'attack vedono e non c'è più nessun intervento da fare, e quindi mi chiameranno loro. Non mi hanno dato i risultati dell'attack, li hanno mandati direttamente su, sia al secondo che in oncologia, sia in chirurgia dove devo andare a fare l'intervento, sia in oncologia. E basta, anche gli esami del sangue se li guardano poi solamente loro, a me questi qua non mi diranno, cioè se c'è qualcosa che non va me lo dicono, ma altrimenti non mi diranno niente, perché se non c'è niente da dire non ti dicono niente. E boh, ma smettetela, che dice queste baggianate. E quindi poi appena avrò notizie, appena saprò quando è questo intervento, anche perché l'anestesista oggi non poteva, quindi mi hanno già detto che però quando mi daranno la data dell'intervento, 48 ore prima, dovrò andare a fare il tampone, l'RX al torace e la visita con l'anestesista. Quindi appena ho delle novità ve lo faccio sapere, ve lo dico nel video, come sto tenendo comunque aggiornati su quello che sta succedendo, su come stanno andando le cose. Adesso vi faccio vedere questo piccolo spostamento che abbiamo fatto e poi vi faccio salutare dalle bambine. Allora, come potete ben vedere, qui prima c'era la televisione, non c'è più, abbiamo messo questo porta CD, che questi CD ormai non li ascolterà più nessuno, lì è l'acqua e il coso per i vetri dell'acqua zar da portare giù, e lì dove c'è lo zainetto di Pia che fa finta di andare all'asilo. Andando di là, ecco, qui l'abbiamo messo, abbiamo spostato questa cassettiera qui, l'abbiamo messa qua, Sabrina non è messa a posto le scarpe. E abbiamo messo la televisione e la PlayStation qua, perché Pia, se i bambini vogliono giocare di sera, se ce l'avevo in camera poi non dormiva. Invece, siccome vi faccio vedere, c'è un po' di disordine, ma il letto è lì e la TV prima era proprio qua. Salutate! Ciao ragazzi, come state? E non dormiva. Invece adesso, messa qui, quando lei è là nel letto non la vede e dorme. E là abbiamo spostato invece questa che era qui, e dobbiamo ancora finire di mettere in ordine, però adesso si è fatto buio, cioè buio nel senso giorno ma buio, là c'è da mettere a posto sul letto di Giorgia, lo stiamo usando come appoggio a tutto, quelle borse sono da portare giù, però oggi non siamo stati in casa, quindi domani poi ci daremo saremo una sistemata, portiamo via quella roba là, sistemiamo quella roba lì sopra, e così almeno sistemiamo le camere, che adesso i letti li ho spostati così, non è comodo per farli, però avendo solo un lenzuolo sotto va bene, perché là prima c'era Sabrina, ma aveva freddo, gli aveva il raffreddore, la tosse, allora l'ho spostata qui dove adesso è seduto Gabriele, lì c'è il letto di Gabriele, Giada è nel mezzo e poi la Giorgia, che però adesso è da Nicole, per quello che stiamo usando il suo letto come appoggia cose, e domani appunto sistemeremo tutto, poi vi farò vedere. La cassapanca per adesso l'abbiamo sistemata lì,
Stavo dicendo, qui c'è ancora questo da pulire. Stavo dicendo, per quanto riguarda la botte, l'abbiamo visto che la chiusura è tutta arrugginita e quindi abbiamo deciso, siccome anche il modello di scala non ci piace così come fatto, cambiamo tutto. Tanto anche la signora mi ha detto che con un 350-400 euro ce l'arrangiamo. E quindi abbiamo deciso di cambiare la scala, così almeno vengono, cambiano la botola, cambiano tutto, perché... E niente, quindi adesso da qui all'intervento dobbiamo andare assolutamente a cambiare le gomme, andare a capire bene per questa botola quando possono venire, eccetera, eccetera, e perché ci va anche il tempo, penso, che la preparano, che la ordinano e tutto. E poi dobbiamo andare alla ricerca del colore, per dare il bianco. E devo riuscire a contattare l'idraulico per quanto riguarda poi l'infiltrazione, cioè questo spostamento probabilmente di tegola che c'è sul tetto e la pulizia della grondaia, perché... non l'hanno visto perché stanno inguardando me. Perché soprattutto quella lì, un attimo, soprattutto quella lì davanti deve essersi riempita di cianfruzzaglie e quindi l'acqua schizza tutta fuori, mi ha fatto un casino nella facciata. Che ci sono leggermente i tuoni, mi sta chiamando Maurizio, adesso lo devo richiamare. Comunque io vi saluto. Questo video gigantesco, lunghissimo, finisce qui, ma come sapete benissimo, lunedì, ci vediamo lunedì con un nuovo video. Ho trovato la postazione giusta per registrare il video del parto di Manuel e quindi prima magari dell'intervento cercherò di registrarlo, così almeno se magari durante il periodo intervento, ma non credo che io avrò tutto sto male perché sarà un piccolo taglietto qui, però cerco di portarmi avanti, così intanto vi ho detto che ve lo facevo e quindi ve lo faccio. Là questo disordine veramente, domani sistemiamo tutto. E niente, quindi ci vediamo lunedì con un nuovo video, vi mando un bacione, grazie se siete arrivati fino a qui. Mettiamo hashtag. Che hashtag? Hashtag nuova camera. Hashtag nuova camera, mi raccomando scrivete hashtag nuova camera tutto attaccato, se no non me lo prende. E quindi ci vediamo con il prossimo video, ciao. 1, 2, 3, come on.